Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. L'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma gli conviene non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno. Va chi di città in città, il supporto al movimento organizza dei meet up, le liste civiche, la carta di Firenze, la controinformazione indipendente aperta a tutti i cittadini, venite, venite a firmare. Partito in uno stato di diritto, democrazia dal basso, liberaci dal canone, mandiamoli a casa, poi rovesciamo la piramide. Non ce la faccio più, voglio una pista ciclabile, zero emissioni, un'aria respirabile. Dico no, ponte, no, tal, sono sciagure, non si arrenderanno mai, ma gli conviene, non neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno. Valore, bloccare l'organizzazione, dare un segnale chiaro da parte dei cittadini che non volevano più delle cose, Roberto, i beni comuni, i servizi pubblici fossero gestiti in maniera traendone profitto. Quindi questo qua invece è un referendum propositivo regionale che punta a garantire la partecipazione all'interno della gestione dell'acqua. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini. Esattamente, esattamente. L'altra cosa che noi andiamo a spiegare. Ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno. Praticamente questo Leonardo Metalli, che fa parte della RAI, sì, ha deciso di aprire un gruppo all'interno della RAI 5 Stelle senza che questo sia stato condiviso con la base e con il movimento romano. Questa è assolutamente una cosa che si fa. Allora tu vieni, condividi, condividiamo insieme le strategie, le cose da fare e sarai, lavoriamo insieme, non è che tu te ne vieni fuori con un'iniziativa del tutto individualistica, è un tuffo proprio degli opportunisti, insomma, no? Assalto alla carrozza. A questo punto la via. Ma chi lo conosceva? No, è uno della RAI che tra parentesi era molto vicino a Minzolini. A Minzolini, ma sei una persona corretta, uno non può. Punto e basta, ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Il merito va chi di città in città, supporta il movimento, organizza dei meet up. Welcome back, my friend, to the show that never ends. Oggi a Piazza Montecitorio, Assemblea Generale del Movimento 5 Stelle di Roma. Venite sotto i casnerbo a firmare le petizioni. Siamo un partito, non siamo una casta, siamo i cittadini, punto.
omosessualità, e su questo credo che il movimento non abbia preclusioni, è perfetto, e non solo, non so. È l'artista, ci roba con il teatro di Gira, e quindi è chiaro che io essendo, cos'è questo? Giustamente Paolini viene paolinato, io che solitamente arrivo da dietro, chi è che arriva da dietro? No, ma io, allora, partiamo da un presupposto, io trovo che Beppe Grillo è un comico che io adoro, però vorrei sottolineare che il fatto che io sia venuto qua, al di là dell'amore e della stima che ho per Beppe Grillo, il movimento che è nato non è solo Beppe Grillo, perché purtroppo questo, anche mia mamma, che è una persona cantante lirica, una persona di cultura, pensa che sia solamente... Attenzione, è aperta l'assemblea del Movimento 5 Stelle di Roma, ed ora parola ai cittadini. Questo è l'inizio di un'assemblea generale, tante che se ne sono fatte e speriamo che ce ne siano sempre di più con maggior frequenza. L'assemblea generale del Movimento di Roma, io sono entrato in contatto con il Movimento grazie a un'assemblea generale a Parco Schuster, è stata diciamo, una convocazione libera, aperta a tutti come quella di oggi, per poter iniziare a entrare in contatto con gli strumenti, con le persone che fanno... coesione, che formano il movimento 5 Stelle, eccetera, ma è proprio accompagnare le esperienze delle persone che si sono avvicinate al movimento come me e per farle presentare direttamente a voi. La prima che in qualche modo abbiamo messo in scaletta è Veronica, che invito a prendere il gelato. Allora, praticamente avevamo così deciso in tempo reale di apporci al collo questo documento che in pratica spiega come il movimento ha rifiutato i rimborsi elettorali, lo ufficializza, infatti è un allegato della Gazzetta Ufficiale, e così per pubblicarlo in modo più trasparente possibile ce lo mettiamo al collo, ciascuno di noi che parla. Allora, io sono Veronica Mammì, sono dell'ottavo municipio, sono una delle vecchie attiviste del Movimento 5 Stelle, faccio parte del Movimento da 2 anni, e lui è Massimo, Fabio Massimo, e siamo qui per parlarvi dell'ottavo municipio e del tavolo di lavoro politiche e sociali, e ci occupiamo insomma delle tematiche del territorio. Facciamo riunioni a cadenza ogni 10 giorni più o meno, dove in queste riunioni insomma facciamo un ordine del giorno dove discutiamo le tematiche che vogliamo affrontare sul territorio. Ci siamo occupati di fare dei video di denuncia alla BASP, che è una società farmaceutica che incenerisce, cioè che funziona come inceneritore di sostanze chimiche a Colle degli Abeti. E poi stiamo elaborando diciamo, delle pulizie per il parco, cioè per ogni parco di ogni quartiere dell'ottavo municipio. Ci stiamo organizzando, stiamo cercando di identificare un parco degradato per ogni quartiere dell'ottavo municipio e abbiamo intenzione di ripulirlo. Facciamo banchetti municipali, e più o meno ne facciamo 3 al mese, quindi sono degli info point dove appunto spieghiamo alla gente che cos'è il movimento, di che si occupa e renderli partecipi. Adesso abbiamo creato da poco un tavolo di lavoro, questo a livello cittadino però, e, che si chiama Politiche Sociali, che si occupa appunto di stilare un programma da portare alle future elezioni. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web. In quella che è l'idea del movimento, secondo me è televisione, non è cioè, per noi comunicazione è fare video che postiamo su YouTube. Comunicazione è anche incontrarci con la gente per strada, ai banchetti.
quindi il gruppo comunicazione cosa fa? Per esempio elabora volantini, elabora diciamo tutto quello che riguarda la comunicazione per gli eventi, diciamo. Per noi la comunicazione non è fare i teatrini nei talk show politici, per noi non siamo galli da combattimento, noi preferiamo discutere e dialogare civilmente e razionalmente con tutti i cittadini. Non ci piace scannarci in televisione e non stiamo a questo gioco. Per questo penso che sia raramente ci troverete in televisione a fianco ad altri politici o a giornalisti che fanno il lavoro per i politici. Quindi ci troverete in pochino, ma non credo sia questo infatti. Noi siamo qui come cittadini che chiedono semplicemente l'applicazione delle leggi, perché le leggi ci sono e quindi ne comporta chiediamo che vengano rispettate, come tutti gli altri municipi, portiamo avanti quelle che sono i fondamentali del movimento, quindi l'ambiente, ma soprattutto la trasparenza, perché se non c'è trasparenza manca totalmente il legame e soprattutto la fiducia con le istituzioni, che appunto sono quelle che ci devono rappresentare. Ma siamo qua anche per dire che ci dobbiamo assumere le nostre responsabilità e quindi come cittadini il movimento è condivisione e soprattutto partecipazione, perché senza quella si va alla situazione in cui si è arrivati oggi. Grazie. Abito nel 20° municipio, lavoro nel 9° municipio e mi sono iscritto da 2 giorni al Movimento 5 Stelle. Sono molto contento di sentire cose concrete, di sentire cose che stanno vicino alla gente, esattamente al contrario di quello che fanno questi signori, che non sono i rappresentanti del popolo, sono i rappresentanti degli interessi delle multinazionali e delle banche. Questo dobbiamo averlo molto chiaro. Io sono convinto che quello che viene detto in un spot del Movimento 5 Stelle, dobbiamo fare una lotta contro il tempo, sia profondamente vero. Questo dobbiamo essere molto consapevoli, perché queste persone hanno veramente ridotto male tutte le nostre regioni, tutti i nostri popoli. Io sono di origine meridionale e so cosa sta succedendo nel meridione. Veramente ormai sono terre completamente in balia di se stesse, con gente eccezionale, con gente che vuole veramente lavorare. Io sono stufo di vedere queste cose. Io svolgo l'attività di medico e veramente sono ormai nauseato da quella quantità incredibile di medici che dopo 6 anni di laurea, dopo 4 anni di specializzazione, si sono ridotti a ridurre un'esistenza, la complessità di un'esistenza, la complessità di grandi problemi, a un Lexotan dato dopo 3 minuti di visita. Questo non deve più succedere. Bravo. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Padroni puoi trovarlo sotto la voce di un'associazione, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web, in diretta con le web. E ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo. Un sindaco va soltanto a Mentanara, per quel che mi riguarda. L'acqua è un bene comune, non solo un bene naturale, e non ci si può privare dell'acqua come più. Pertanto, caro sindaco, innanzitutto mi sono sempre chiesto una cosa, ma questi signori, io non li chiamo politici perché non sono politici, sono soltanto dei signori che hanno fondato un partito
come cassa e basta, chiedo loro, ma quando fanno queste proposte oscene, perché oscene sono, o che propongono delle leggi che sono sicuramente impopolari, ma si chiedono, ma i cittadini, queste leggi che stiamo proponendo e che vogliamo attuare, ma le accettano? Perché loro si devono mettere in testa una cosa, non sono i padroni loro, è del nostro Parlamento, è di tutto quello che è l'Italia, i padroni siamo noi. E Le dichiarazioni ovviamente rilasciate ai giornalisti in giro per la piazza non sono a titolo di movimento, sono a titolo personale, lo ribadisco esclusivamente per diciamo, i nuovi arrivati all'assemblea. Lascio la parola a Nicoletta, grazie. Allora, io faccio parte dell'ottavo municipio, sono da poco iscritta al movimento, però tramite mia figlia sono parecchio che seguo questa situazione. Vi leggo subito la carta di Firenze, che riguarda tutta l'Italia, non riguarda sicuramente soltanto Roma, e poi dico la mia per quanto riguarda il movimento. Allora, carta di Firenze, comuni a 5 stelle, 8 marzo 2009. I comuni decidono della vita quotidiana di ognuno di noi. Possono avvelenarci con un inceneritore o avviare la raccolta differenziata, fare parchi per i bambini o porti per gli speculatori, costruire parcheggi o asili, privatizzare l'acqua o mantenerla sotto il loro controllo. Dai comuni a 5 stelle si deve ripartire a fare politica con le liste civiche per l'acqua, l'ambiente, i trasporti, lo sviluppo e l'energia. Il primo punto è acqua pubblica. Impianti di depurazione obbligatori per ogni abitazione non collegabile a un impianto fognario, contributi o finanziamenti comunali per impianti a depurazione di depurazione private, scusate le motrici civili, o per campi di destinazione d'uso di aree industriali dismesse. Il piano di trasporti pubblici con non inquinanti e rete di piste ciclabili cittadini. È una vergogna che a Roma non ci siano le piste ciclabili, facciamo schifo! Piano mobilità per i disabili, connettività gratuita per i residenti nel comune. Creazioni di punti pubblici di telelavoro, rifiuti zero, sviluppo delle fonti rinnovabili come il fotovoltaico e l'eolico con contributi o finanziamenti comunali, efficienza energetica, favorire le produzioni locali. E queste problematiche che sono scritte qui, che dicono che noi non abbiamo programmi, non sappiamo che fare, non sappiamo cosa dire. È inutile che ci continuano a dire referendum, ne abbiamo fatti tanti di referendum. Quali sono stati applicati? Nessuno. E allora, per favore, facciamoci sentire tutti, ognuno nel proprio piccolo può dare il proprio contributo. Io metto a disposizione il mio. Adesso perché parlano di questa raccolta differenziata? Perché c'è la spinta dei cittadini. I cittadini si sono stufati di avere sempre la lotteria della discarica vicino casa. Oggi Corcolle, domani Riano, dopodomani Malagrotta 2, tra 3 giorni chissà dove vogliono metterla. È sulla pressione dei cittadini che loro stanno modificando. Ma non basta, è troppo tardi, quindi l'invito è che tutti i cittadini partecipino attivamente alle attività del movimento per portare le proprie proposte, perché questa è la nostra occasione per far sentire la nostra voce. Sui referendum dell'acqua avete visto che stanno già facendo marcia indietro, l'unica possibilità è questa,
partecipate alle attività del movimento, non c'è nessuno che decide al posto vostro, siete voi che decidete. Siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Io mi chiamo Francesca e sono da poco nel secondo municipio. Vorrei dire una cosa, stanno accusando Grillo Anzi che non piace perché urla. Indubbiamente io ritengo che noi abbiamo rispettato le regole, abbiamo con calma parlato, abbiamo espresso il nostro punto di vista con quelle che chiamano le possibilità della democrazia diretta, nei referendum, nel dire no al finanziamento ai partiti, no alla vendita dell'acqua. E queste iniziative che appunto si chiamano di democrazia diretta, noi le abbiamo dette con rispetto e in silenzio o almeno a bassa voce e non ci hanno filato di pezza, come dicono a Roma. Allora a questo punto forse Beppe Grillo strilla, il popolo dormiente si è svegliato e il popolo dormiente sveglio fa paura e queste piazze cominciano a far paura e cominciano a far parlare, a farsi rendere conto che esiste un problema dell'acqua, esiste un problema dei rifiuti. Beh, se ne sono resi conto adesso, li paghiamo da anni, ma se ne sono resi conto adesso, ben venga. A questo punto l'altro aspetto è quello di dire, c'è un articolo 1 della Costituzione che stabilisce che la sovranità appartiene al popolo, a quel popolo che stanno affamando dicendo che deve campare con 800 euro al mese e loro guadagnano in un mese quanto noi non vediamo in un anno. Allora forse è il caso, urlando a bassa voce, a media voce, come ci pare, è il caso di dire basta, la sovranità appartiene a noi e ce la riprendiamo. Continuiamo a raccogliere firme, incitiamo anche io mi avvicino con molto cuore e molto rispetto a voi. Io non sono iscritto, sono vecchio, se mi permettete il termine, un vecchio arnese della politica, visto che sono iscritto a partiti da centro-sinistra dall'età di 14 anni e lo metto volentieri. All'età di 14 anni, quindi non sono né come età proprio di vita, mi sono 54 anni e anche iscritto a partito, quindi non è che sono molto organico a voi. Mi sono avvicinato questa mattina, ripeto con rispetto e pudore, perché volevo conoscere queste persone. Io parlo con i miei amici, sono, ripeto, iscritto a un partito, e quindi parlando con i miei amici non vogliono più sentir parlare di politica, non vogliono più sentir parlare di partiti, non vogliono più sentir parlare di spese inutili, di immondizia che ci sta per invadere, non vogliono più sentire chi sta al Parlamento, quei 12.000 euro che prendono al mese i consiglieri regionali, i 15.000 euro che prendono i parlamentari. Davide del quarto municipio. Sono una persona che in genere parla al pubblico, quindi scusate se... E avete visto che c'era una giornalista che ci faceva delle interviste, era della di Mediaset. La cosa simpatica è stata, dopo lei, la telecamera è spente, io avevo questa macchinetta, ho fatto io un'intervista a lei, gli ho detto, senti, ma posso chiederti una cosa, ma tu pensi di avere libertà di informazione, di svolgere il tuo lavoro facendo libertà di informazione? La giornalista ha risposto, anch'io devo rispondere a qualcuno, quindi questo vi fa capire come veramente questi, dice io non ho libertà di informazione perché anch'io devo rispondere a qualcuno. A differenza nostra che noi siamo veramente liberi, con una macchinetta metteremo anche questa video intervista su internet, cerchiamo come dire, mettendo sotto sopra anche l'informazione e la modalità di fare informazione. Grazie. Un altro punto che volevo fare un po' dall'attenzione è
l'inquinamento elettromagnetico, signore. Noi stiamo nel nostro quartiere combattendo da qualche tempo contro un impianto, una stazione radiobase che sta per essere installata o vorrebbe essere installata nel nostro quartiere. Noi a Roma abbiamo circa 3.000 antenne, stazioni radiobase che ci stanno facendo diventare un forno a microonde, signori. E questo è soltanto un inizio. Quindi dobbiamo cercare insieme con voi, con il Movimento 5 Stelle, al quale io aderisco da tempo e seguo anche i vari blog, quindi dobbiamo cercare di trovare le soluzioni. La legge Gaspari del 2003 considera questi impianti come impianti primari, di urbanizzazione primaria. Non è possibile, oggi ci stanno vendendo il grande fratello sul tablet, quindi insomma dobbiamo cercare di trovare le soluzioni. E quindi invito anche il Movimento 5 Stelle a mettere nel proprio programma, se non c'è, ora non ho chiaro alcuni punti, questo, l'inquinamento elettromagnetico. Dobbiamo cercare di trovare le soluzioni per far approvare un piano regolatore delle antenne al nostro comune, così come in tanti altri comuni italiani. Grazie. Volevo precisare che molti si sono avvicinati al banchetto dicendo, ed è successo anche nei giorni precedenti, io mi candido. Oppure alcuni vengono e dicono, io sono stato di un partito politico e vi porto adesso 200-300 voti di amici, parenti o dipendenti sotto di me. Questo non va. Noi stiamo elaborando dei requisiti minimi, perché alcune persone non si possono candidare, ma si possono candidare i cittadini veri, quelli che si sono veramente impegnati in questo periodo per il movimento e che si impegneranno per il futuro. Quindi va bene il principio uno vale uno, e vale anche il principio che i cittadini tutti si possono candidare per le future elezioni partecipando al movimento, iscrivendosi, facendo dei banchetti, ma anche vale anche il principio che se una persona non fa nulla non vale uno, vale zero. Noi vogliamo persone trasparenti, oneste, che partecipino attivamente a questo movimento, quindi chi è interessato si iscriva, partecipi ai banchetti, e ci aiuti a fare volantinaggio, a portare i materiali, a mettere a disposizione quello che sa fare e quello che vuole fare. Solo così in futuro si potrà poi candidare ed entrare nelle liste attraverso poi un sistema che elaboreremo tutti quanti insieme. Quindi vi chiedo questo, la partecipazione attiva, non basta solo segnarsi nel movimento, ma venire e fare banchetti, parlare in pubblico, per me è la prima volta parlare, lo noterete, e insomma partecipare attivamente. Grazie. Come la non iscrizione ad altri partiti o non essere comunque indagato, che bloccano in qualche modo sulla nascita questi avventori dell'ultimo grido. Patrizia. Allora, io sono Patrizia Fraioli, ho 51 anni e lavoro in Telecom Italia. Quindi una realtà, diciamo, che per il momento a noi ci sta toccando parzialmente. Persone che vanno in solidarietà e che l'Inps retribuisce a posto della Telecom. Molte persone sono al 47%, le altre quindi al 15%, le altre andranno licenziate in cassa integrazione. Questo sta avvenendo in tutte le realtà, nelle tutte piccole imprese, perché lo Stato punta nelle piccole imprese a mandarle giù, a prendere i loro soldi e arrivare a provarsi delle loro case. Lo Stato vuole questo io non sono affatto contenta che stia facendo questo a noi, il popolo italiano, che in tutti questi anni hanno pagato le tasse per loro. Quindi devono finire questi suicidi e tutti gli italiani si devono muovere e devono dire basta a tutto questo schifo. Storia, però per curiosità ho voluto studiare e vedere quello che avviene negli altri paesi e con enorme sorpresa ho trovato che anche nella grande Florida, Inghilterra, ci sono nati dei movimenti indipendentisti addirittura, con cui alcune persone poi
con la democraticamente sono arrivata al Parlamento Europeo e si chiama Nigel Farage, che nel Parlamento Europeo sta combattendo da tempo una grande battaglia di indipendenza dei popoli. Lui dice e interviene nel Parlamento Europeo, quindi portando all'attenzione quello che sta avvenendo in tutta Europa. Una depauperazione della democrazia diretta, ma quindi in ogni singolo Stato ci stanno togliendo la democrazia, che è il pericolo numero uno, oltre che noi abbiamo l'aggravante pesantissima di avere una classe politica da 50 anni corrotta col sistema finanziario, ci sta derubando le risorse in futuro, in particolare ci ruba la democrazia. Per questo vedo il Movimento 5 Stelle come un pericolo e dico che Grillo è un comico, sono molto più comici loro. Dialettica con questo deputato europeo ha esortato tutti i popoli, lui mi ha mandato questo messaggio, esorta tutti i popoli a condurre una lotta interna, ogni singolo Stato deve liberarsi della propria classe politica, perché a livello europeo stanno già prendendo il sopravvento le finanziarie americane, questa è anche la sua teoria. Non è un caso che Mario Monti veniva dalla Goldman Sachs, Draghi era della Goldman Sachs, Papa Andreo della Grecia era della Goldman Sachs, Van Rompuy anche aveva legami con la Goldman Sachs, Van Rompuy è il Presidente della Commissione Europea, e lui dice che adesso il Parlamento Europeo è spogliato di qualsiasi potere democratico, comanda la Commissione Europea di persone nominate, come abbiamo noi adesso al Parlamento, persone nominate, che non sono elette dal popolo e non possono essere licenziate dal popolo. Per cui lui esorta tutti a farsi parte attiva e darsi da fare a partire dai municipi per arrivare fino al Parlamento per mandarli a casa il prima possibile, altrimenti saremo solo delle costole, delle volontà politiche e finanziarie delle grandi finanziarie. Quindi diamoci da fare tutti. Grazie di essere qui, vedere le facce di tutti noi, di persone che sono fiduciose. Perché questo è il Movimento 5 Stelle, io questo ho visto stamattina e partecipando al forum. Questo non è un pericolo, come è stato detto, ma è una benedizione, perché tutti noi ora abbiamo la possibilità di scegliere un'alternativa reale, signori. Non scherziamo, non giochiamo. Io ho 24 anni e sono una segretaria. Come tanti giovani ho iniziato a disinteressarmi di quello che era la politica. Adesso però, grazie a questa, non so, a questo sensolino che è stato lanciato, ho ripreso in mano la forza, lo spirito e la voglia, e questo vorrei che ciascuno di noi porti qui nelle prossime assemblee, nei prossimi incontri, sempre più persone, perché questo movimento, cioè questo non è un sogno, ma questa è la realtà. E siamo noi che facciamo e costruiamo la nostra realtà. Tutto qua. Grazie. Siamo un partito, non siamo una casta. Tutti hanno detto interessantissime, ottime, eccetera, eccetera. Io voglio soltanto fare una piccola raccomandazione. Con il recentissimo successo elettorale a Parma e non solo, il movimento viene visto dai criminali, gli squali, gli approfittatori, i furbastri, eccetera, come il nuovo carro del vincitore. E quindi c'è una corsa spasmodica a saltarci su. Sappiamo che in questo paese purtroppo il sistema informativo fa schifo al 90%, e quindi io vorrei invitare i cittadini a toccare e leggere e ascoltare la televisione con le pinze, e quindi vi invito a incominciare a fare la fatica di informarvi direttamente presso le fonti che potete trovare. Un mezzo è sicuramente la rete, chi non lo utilizza faccia lo sforzo di avvicinarlo.